giardini e i broli sono l'anima e il diporto della villa, come affermava Andrea Palladio. Nella sua concezione unitaria della casa di villeggiatura, i giardini si integravano con il paesaggio e con l'architettura per formare un microcosmo straordinario governato da bellezza, armonia e produttività. Laddove la campagna era monotona e piatta, il giardino si estendeva attorno alla villa, mentre laddove le colline rendevano già gradevole la vista, il giardino si ritraeva per lasciare spazio al rapporto tra la casa ed il paesaggio. L'acqua, la statuaria, le architetture vegetali, le piante da fiore e da frutto sono gli elementi ricorrenti che per 3 secoli hanno disegnato la storia del giardino veneto. Nei giardini veneti, più che altrove, l'acqua è al tempo stesso indispensabile nutrimento e prezioso ornamento. Già a partire dai giardini di Palladio, l'acqua, oltre ad irrigare i campi, ad alimentare peschiere dove si allevavano pesci d'acqua dolce, diveniva occasione per la realizzazione di fontane, di vasche, di grotte e di ninfei. Particolarmente famoso è il ninfeo di Villa Barbaro, dove divinità fluviali versano l'acqua che passerà attraverso la villa, alimenterà le fontane e, dopo la fontana di Nettuno, irrigherà i campi. Spesso le vasche e le fontane ospiteranno statue di deità marine, di ninfe, preannuncio di una stagione, quella secentesca, molto ricca di statue e di sculture che popoleranno i giardini veneti. Proprio esercito di sculture in pietra come silenziosi abitanti invaderà il giardino veneto. Le statue celebravano la fama e le virtù dei proprietari, celebravano l'agricoltura e le 4 stagioni e in generale le divinità dell'Olimpo. Pergolati, spalliere, boschetti di frutta, roccoli per l'uccellagione e parterre di fiori sono solo alcune delle architetture vegetali che popolavano il giardino veneto tra 6 e 700. Una delle architetture più celebrate è proprio il labirinto, quello di Stra è un vero e proprio labirinto d'amore, con un lungo percorso ricco di anfratti, di luoghi appartati, che porta alla meta, la ragione, raffigurata da Minerva in cima alla torretta. Coniuga bellezza e utilità anche attraverso la coltivazione degli agrumi in vaso e in piena terra. Serre smontabili e cedraie verranno realizzate per ricoverare durante l'inverno i vasi e coprire le spalliere. Nell'Ottocento, al piacere degli agrumi si affiancherà l'interesse per la botanica e per le piante esotiche, e per la loro coltivazione verranno costruite serre in legno e vetro.